con Antonio Lumicisi del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare a Casa Clima qui in Puglia, per parlare anche del patto dei sindaci, questa grande coalizione che rappresenta moltissime città e che si sta attrezzando verso il XXI secolo, anzi ci siamo già, ma proprio verso la sfida della sostenibilità del XXI secolo. E in caso di bioedilizia cosa sta facendo il patto dei sindaci? Beh, il patto dei sindaci è uno strumento importantissimo anche per questo settore della bioedilizia, perché intanto ricordiamo che in Europa, dove è stato lanciato il patto dei sindaci, al momento vede oltre 4.500 comuni aderenti, di cui 2.100 in Italia, quindi l'Italia è leader in Europa su questo settore. All'interno di questi 2.000 comuni che hanno già aderito al patto dei sindaci troviamo una serie di azioni importanti nel settore residenziale della bioedilizia, quindi stiamo verificando che il patto dei sindaci è uno strumento di penetrazione su questo settore importantissimo. Ricordo che l'aderente al patto dei sindaci, il comune che aderisce al patto, deve presentare un piano d'azione all'interno del quale deve inserire una serie di azioni. Abbiamo riscontrato che la maggior parte di queste azioni riguardano proprio questo settore, quindi lo riteniamo fondamentale. Ecco, i sindaci hanno la necessità di misurarsi anche, non dico con il consenso, ma con i cittadini. E ai cittadini, secondo lei, arriva la necessità, il bisogno, il messaggio di un'edilizia nuova oppure ancora si fatica? Sta arrivando, pian piano ci stiamo arrivando, e il patto dei sindaci risulta utile anche per questo, perché il piano d'azione che il comune deve approvare in consiglio comunale deve essere vagliato in qualche modo dalla società civile, cioè il piano deve essere un piano partecipato. La Commissione europea non può accettare piani redatti all'interno delle mura del comune stesso, da solo, diciamo. Deve essere coinvolto tutto quel partenariato che riguarda le associazioni di categoria, ma anche i semplici cittadini. Le faccio una domanda, se vuole, anche un po' provocatoria. Secondo lei c'è una differenza fra, all'interno del mondo del patto dei sindaci, proprio sui temi della sostenibilità, e non ultima l'edilizia, fra nord, sud e centro? Ma ovviamente sì, nel senso che questi temi sulla sostenibilità, in particolare la sostenibilità nel campo dell'edilizia, ovviamente il nord è un pochino avanti perché per tradizione hanno iniziato prima. Ma sto vedendo negli ultimi 2-3 anni un incremento notevole del centro-nord. Sicuramente, ad esempio, Clima House, Casa Clima, ha dato un contributo forte, perché dal nord sta scendendo verso il sud, e questa nuova esperienza di Clima Abita sicuramente sarà di fondamentale importanza per la promozione di questa tematica nel Mezzogiorno d'Italia.